Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste, mi rallegreste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. Parola del Signore. L'8 maggio è giorno dedicato a Maria. È giorno che ci ha visto in supplica stamattina e chiedere a Maria la sua protezione in questo nostro tempo. E il brano del Vangelo che stamattina abbiamo commentato durante la messa rimanda alla resurrezione di Gesù. E quella frase che sicuramente Maria ha fatta sua dal primo momento che ha incontrato l'angelo: non abbiate paura, non temere. Perché la resurrezione di Gesù, la sua vittoria, ha sfondato tutti i sepolcri, ha aperto ogni frontiera di possibilità e di sogno anche in tempo di difficoltà. E Maria, la nostra mamma celeste, sicuramente è maestra di vittoria sulla paura. Quante ne ha passate e quante ancora ne passa in ragione di questo mondo che non trova pace. Ma probabilmente non trova pace perché non segue quello che ha detto Gesù ai suoi: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come quella del mondo, non come ve la dà il mondo, vi do la mia pace. È su questo che noi in qualche modo dobbiamo riflettere, ma proprio sinteticamente, prima di andare a seguire, a continuare la messa, poi per la preghiera, poi per la catechesi. Che significa ti lascio la pace non come quella del mondo? Certo è gioco forza immaginare che se lui dice che ci lascia una pace, la sua, e non è quella del mondo, io che sono credente e mi fido di Gesù, vuol dire che la pace che noi cerchiamo nel mondo non è pace. Non è quella armonia del cuore che ti consente di essere sereno. Forse, se analizzate bene, se oggi non siamo più in pace perché viviamo questa profonda crisi strutturale della nostra società, se non si è più in pace è perché probabilmente la pace che abbiamo perseguito non era una pace vera, non era quella che portava all'armonia nel cuore, era quella pace che ci dà il mondo, la pace che viene fuori dalla tranquillità degli interessi, dalla sicurezza del proprio territorio, dalla protezione dei propri spazi, tutto giustificato, ma è una pace provvisoria, perché in questo tipo di sistema così concepito basta che si infiltra una piccola o grande, a seconda dei casi, difficoltà o comunque intromissione avversa, che salta tutto il sistema, no? Un castello di carte può stare in pace fino a un certo punto, poi basta poco per far crollare cose. E allora la pace che il mondo cerca è una pace che è legata intimamente ad una forma di non fastidio, direi anche di egoistico riposo, escludente ed esclusivo, un riposo eterno. Sì, perché
A Napoli, per usare il termine proprio adeguato per dire che uno vuole pochi pace, dico volessero poche requie. Riposo eterno, cioè quella pace è pace che sa di morte ed è per questo che oggi l'abbiamo persa, perché non l'abbiamo mai avuto. La pace invece che Gesù offre è una pace attiva, propositiva, coraggiosa, alternativa, quella che l'angelo dice e propone a Maria. Io vorrei vedere, nel momento in cui l'angelo gli dice tu avrai un figlio, fidati di Dio, però non temere, stai in pace. Si ha già perduta la pace da questo momento in poi. La pace che propone Dio è una pace alternativa, che parte da dentro e costruisce fuori. Cioè, in altri termini, la pace è la consapevolezza che in Dio io sono in pace. Comunque vada, è la sua forza che mi dà forza, è il suo coraggio che mi dà coraggio, è la speranza in Lui che descrive l'umanità diversa, come per Maria. E allora, se non teniamo questa pace, se non c'è questa pace, l'altra è morte. Ecco perché Gesù dice, e concludo, io sono venuto, voi credete che sono venuto a portare la pace sulla terra? Io sono venuto a portare un fuoco, e come vorrei che già ci fosse un incendio, un fuoco d'amore che provoca la costruzione di una società diversa. Solo allora avremo la pace vera, non quella del mondo, non quella della nostra miope sicurezza, dove in ragione dell'amore la giustizia e la pace cammineranno insieme. Sia lodato Gesù Cristo.